sulla 2x4, l'anello ciclabile di Affi, una bella realtà fra le ciclovie della provincia di Verona. Questo percorso ciclabile si snoda ai piedi del Monte Baldo, tra l'Adige e il Lago di Garda. È prevalentemente asfaltato con qualche tratto di sterrato e attraversa il territorio di 4 comuni, Affi, Caprino, Costermano e Rivoli. Da qui il nome 2x4, due ruote per 4 comuni. Il tracciato ripercorre le vecchie strade comunali di origine antichissime, alcune fino a poco tempo fa inghiottite dalla vegetazione e ridotti a sentieri poco percorribili. I luoghi attraversati presentano non poche sorprese per le realtà storiche e architettoniche delle varie località. Non ultima la bellezza del paesaggio, la pace e la tranquillità della campagna. Inoltre, attraverso le varie diramazioni è possibile ad accedere alle varie zone circostanti con grande importanza turistica, quali il Lago di Garda, il Monte Baldo e la Val d'Adige e la Terra dei Forti. Affi è uno dei punti più accessibili in quanto si trova vicino all'uscita del casello dell'autostrada, ma potremmo partire in qualsiasi punto di uno dei 4 comuni. Ogni comune ha un parcheggio e un'area attrezzata. Il paese di Affi si trova ai piedi del Moscal, che con i suoi 427 metri domina la parte sud del Lago di Garda. Il paese è caratterizzato nella sua parte storica recentemente restaurata da deliziosi vialetti lastricati, un'architettura rurale con case in pietra, archi, scalette, balconi fioriti e un antico lavatoio ancora funzionante. La chiesa parrocchiale, dedicata a San Pietro in Vincoli, risale al XVIII secolo. Incantevole sul Moscal è il complesso di Sant'Andrea, con chiesa ed edifici annessi, la cui origine è datata XI secolo. Interessante è senz'altro Villa Poggi, a ridosso del centro, edificata nel 1600, il cui originario giardino all'italiana è ora trasformato in un grande parco con un laghetto e numerose piante esotiche. Lì vicino, Villa da Persico è ora centro di spiritualità. Il punto di partenza è l'ex stazione della Verona Caprino. La locomotiva a vapore è stata posta a ricordo della vecchia ferrovia che è stata dismessa negli anni 50. Qui abbiamo un ampio parcheggio dove possiamo lasciare l'auto e un bicigrill. Quello della vecchia ferrovia sarà uno dei nostri prossimi servizi. Andremo a ripercorrere il vecchio tracciato di questa ferrovia dismessa negli anni 50, di cui ancora qui si conserva qualche testimonianza.
Allora, dal punto di partenza da Affi abbiamo percorso circa un 3 km abbondanti. Abbiamo lasciato la strada provinciale e adesso ci stiamo addentrando nei campi. Tra qualche metro finisce il tratto asfaltato e comincia un breve tratto di circa un 500 metri di strada sterrata. E più avanti, alla fine del tratto sterrato, abbiamo la deviazione per Costermano. Ci troviamo nel paese di Costermano. Abbiamo percorso da Affi circa 6 km. Questa è l'area attrezzata, ci sono posti dove si possono lasciare le macchine, un punto dove far acqua, una rastrelliera e una tettoia per un eventuale riparo. E il paese di Costermano è uno dei punti di accesso al lago di Garda. Con una piccola salita poi si scende giù al lago in località Garda o Bardolino. Il paese di Costermano è conosciuto per il cimitero militare tedesco, uno dei più importanti d'Italia. La chiesa parrocchiale è dedicata a Sant'Antonio Abate e a qualche chilometro da qui, in località Castion, una splendida villa settecentesca di Pellegrini Cipolla. Abbiamo da poco lasciato la deviazione per Costermano. Abbiamo proseguito in direzione Caprino e adesso siamo nei pressi di un'area di sosta, dove ci sono delle panchine e dei tavoli dove è possibile anche fare un picnic. Esiste la possibilità di evitare il tratto sterrato e sconnesso attraverso un percorso alternativo che parte poco dopo l'abitato di Albarè. Si prende la deviazione sulla destra che ci porta in località Gazzoli. Ci immettiamo sulla strada comunale in direzione nord Caprino e, attraversata la località Valdoneghe, rientriamo sul tracciato originario vicino alla zona industriale del Bran. Le impressioni su questo tratto ciclabile, su questo anello? Veramente molto positive. Si trovano dei posti ombreggiati che fanno male, molte discese dopo una bella salita. Devo dire che tutto sommato non è pericoloso, non ci sono tratti di strada con le auto, per cui veramente fatto bene. Ci troviamo a Caprino Veronese, ai piedi del Monte Baldo, che viene definito per la sua varietà di specie, di flora e di fauna, il giardino d'Europa. Da qui
partono numerosi sentieri da fare a piedi o in mountain bike che ci portano ad esplorare questa bellissima montagna. Noi stiamo facendo le riprese su questo anello ciclabile di Affi. Vario e articolato. Come dai. Ti sembra? Beh, bello. Oggi tanta gente, i percorsi sono puliti e belli, quindi meglio di così. La giornata è stupenda, quindi perfetto. Oltre alle varie chiese rurali sparse sul territorio, Braga, Vilmezzano, il Platano, Lubiara, degno di nota è San Gallo a Pesina con una bellissima pala del Cagliari. Vi sono inoltre numerose ville, tra cui spicca su tutte Villa Carlotti del XVII secolo, che ora è sede del comune. Caratteristica è la Sala dei Sogni, con splendidi affreschi sulla sua volta. Villa Nichesola Aldrighetti, la più antica Villa Beckerle a Lubiara, sorta su un antico castello, e Villa Belvedere a Pesina, con un'architettura tipicamente rurale. La chiesa parrocchiale del capoluogo è del XVIII secolo e nei pressi vi è l'oratorio di San Pancrazio. Interessante è poi il grandioso platano secolare, nella località omonima, dove la leggenda racconta che nelle sue fronde, che coprono un'area di 300 metri, si è nascosta un'intera compagnia di bersaglieri. Come vi sembra? Lo usate? Vi piace? Sì, la usiamo perché dà diversi spazi per andare sul lago, o montagna, o Costermano, li giri qua nella zona nostra. È una pista semplice, insomma, diversi ciclisti la usano e noi la usiamo sempre per evitare il traffico. Siamo circa a metà strada e siamo nei pressi della zona industriale e c'è una piccola area di sosta con delle panchine e un posto dove fermarsi. Alle nostre spalle la chiesetta campestre di Santa Cristina, che sorge sui resti di un antico tempio romano. Siamo appena usciti dal bosco delle Broiare e abbiamo attraversato una splendida radura. Adesso ci dirigiamo verso Rivoli. Siamo arrivati a Rivoli Veronese. In questo punto la ciclabile 2x4 incontra la ciclopista del Sole e diventa quindi un buon punto di collegamento per le persone che arrivano dal nord e che vogliono raggiungere ad esempio il lago di Garda oppure Verona. Rivoli è famosa per le grandi battaglie napoleoniche. Qui abbiamo un museo dedicato appunto a Napoleone, conserva ancora molti reperti, e la terra è anche ricca di forti austriaci come quello alle nostre spalle, Forte Wolgemut, e sul Monte Mesa sono state di recente installate 4 pale eoliche, perché come sanno bene i ciclisti questa è una zona particolarmente ventosa.
Come l'avete trovato? Molto bello, tenuto bene, molto divertente, proprio piacevole, un bellissimo paesaggio nelle colline qui del Garda, sempre molto divertente. Noi veniamo estate, inverno, bellissimo. Chiaro che l'immersione sempre nel verde che facciamo la domenica e nel tempo libero è sempre appagante di per sé. Siamo rientrati ad Affi, abbiamo percorso l'intero anello. Adesso siamo in sosta qui al Bici Grill, una sorta di autogrill su pista ciclabile. E abbiamo concluso i nostri giri sulle ciclabili. Comunque andremo alla ricerca di altri percorsi ciclabili per voi.